Buongiorno, eccoci insieme nuovamente per il nostro post, diciamo così, di quello che ci siamo raccontati martedì nella nostra diretta. E come sempre, vabbè, tantissimi. E io un po' acciaccata per via, insomma, dell'intervento al dente che ho dovuto fare, sono ancora molto, molto, molto acciaccata e faccio fatica a parlare, ma detto questo, insomma, abbiamo comunque avuto modo di chiacchierare su tanti argomenti, come sempre, insomma, mega naturista alla fine della nostra chiacchierata ci ha regalato, come sempre, il suo, diciamo così, il suo menù del martedì. E naturalmente ero molto, diciamo così, triste perché non avrei potuto assaggiare tutte queste bontà, in quanto, insomma, ancora non posso mangiare cose calde e quindi sono un po' impossibilitata. Certo è che, insomma, siamo tornati a parlare non solo di viaggio, ma di gioventù, di quello che ci è capitato nella nostra, diciamo così, gioventù, soprattutto quando finivamo le scuole e non vedevamo l'ora di passarci i nostri 3 mesi estivi. Mamma mia, 3 mesi a pensarci adesso sono tantissimi, eppure avevamo sempre qualcosa da fare, trovavamo sempre qualcosa da fare. In realtà poi io ho anche detto che insomma, i 3 mesi estivi, è vero, erano interessanti e belli per chi effettivamente non veniva rimandato. Ahimè, io sono caduta anche in questa fascia e quindi, insomma, i 3 mesi estivi nel momento in cui sono stata rimandata, diciamo che, ecco, non li ho passati benissimo, se non comunque a studiare e vabbè, e ci sta, anche questo bisognava farlo per passare all'anno successivo. Ma l'estate, insomma, per chi aveva la possibilità di farsi di tranquilli 3 mesi, un po' tra la montagna, tra il mare, magari con i nonni, con i genitori o anche nelle colonie. Io stesso sono andata in colonia e mi è piaciuto tantissimo, a differenza di altri che dicono: no, le colonie no, è tutto troppo schematico. Vabbè, ma a me non dava fastidio, insomma, avere degli schemi. Dicevo, in voi è uscita fuori invece anche la voglia, ai tempi, di mettersi in sella sul proprio motorino e sgasare e andare in giro per tutta l'estate. Allora ecco che mi avete tirato fuori di nuovo un po' di quelle che erano le vostre passioni, quindi andare in motorino con il ciao, il famoso, il classico ciao o il Fantic, e poi addirittura chi, insomma, era un po' invidioso dei motorini che avevano gli amici perché i genitori a lui non l'avevano acquistato, ma anche chi in qualche modo trovava il modo di farsi imprestare, insomma, il motorino, ma anche le moto da trial dagli amici e comunque scarrozzarsi avanti e indietro e divertirsi ugualmente. Questo è bello. E tra l'altro mi è venuto in mente anche che diceva: ah, non so la differenza tra trial e cose varie. E poi mi è venuto in mente che aveva quella cosa fatta così, che mi avete giustamente detto si chiama parafango. Avete ragione, che para anche il fango quando vai in mezzo al fango, effettivamente, con questa moto. E mi è stata lanciata l'idea: perché non ci racconti una moto da trial come avevi raccontato la centrale idroelettrica? Sì, devo cercare una moto da trial, effettivamente posso anche sapere dov'è, ma sicuramente non ci salgo sopra perché io, tra moto e motorino, diciamo che non ho tutta questa velleità e non ho tutta questa abilità a starci sopra, anche perché l'unica volta che ho preso un motorino ci sono caduta e quindi ho detto: va bene, per me va bene così, però potrei trovare il modo di, insomma, raccontarmelo, se non questo sicuramente qualcos'altro. Comunque è stato interessante, insomma, scoprire un po' questa vostra voglia di ritornare indietro un po' agli anni anche, diciamo così, giovanili, di quando forse si era tutti un pochettino più spensierati, no? Perché poi abbiamo detto che effettivamente negli anni abbiamo un po' dovuto, insomma, cambiare il nostro modo, ma perché la vita ci porta così, e quindi ogni tanto anche il ricordo, insomma, ci tiene compagnia, ci fa piacere. E poi abbiamo parlato di
concerti, di vari concerti a cui siamo stati, sicuramente, ah sì, perché qualcuno si era addormentato guardando un concerto, Live at Pompeii, dei Pink Floyd, e di lì insomma era partito un po' questi grandi gruppi e questi grandi concerti a cui insomma alcuni di voi, anch'io ho partecipato e siamo così rimasti a dire che effettivamente insomma poter partecipare a un concerto è sempre una grande gioia. Tra l'altro insomma un concerto che parteciperei nuovamente molto volentieri è sicuramente The Wall, che avevo visto di Roger Waters, molto scenografico, forse uno dei più bei concerti che ho visto, anzi il più bel concerto che ho visto, e andrei però a rivedere anche Bruce Springsteen, perché al di là che non ha molta, diciamo così, scenografia, ma una carica che ti stravolge, ti prende insomma per più di 3 ore di concerto, anche se l'anno che ero andata ero ammalata e avevo la polmonite, sotto il diluvio sono uscita un po' prima della fine del concerto, mi sono rintanata in una pizzeria lì di fianco e ho incontrato Masini, quindi Bruce Springsteen, Marco Masini, vabbè, non importa, comunque erano sempre due artisti. Detto questo, insomma, ci siamo anche detti che in realtà la prossima settimana non sarò con voi, in realtà stiamo andando un po', insomma, a chiudere quelli che sono gli appuntamenti delle nostre dirette estive, anche perché la prossima settimana non ci sarò, quella dopo probabilmente dovremo traslarla non al martedì ma un altro giorno della settimana successiva e ci faremo sicuramente gli auguri di buone ferie e di buone vacanze, cercando poi insomma di raccontarvi qualcos'altro. Per cui intanto vi ringrazio come sempre. Vi ricordo di mandare il materiale, come dice sempre Mega Naturista, di fotografie dei vostri luoghi, insomma quelli che vi sono piaciuti, dei racconti, delle ricette da poter recuperare, mettere tutto insieme e creare questo famoso libro della community da poi insomma vendere e ricavato darlo in beneficenza. Sarebbe una cosa carina che tutti insieme potremmo fare. Nel frattempo, come sempre, tanti di voi mi hanno invitato. Devo avere veramente tanti giorni e tante ore, ma Puglia piuttosto che Sicilia, piuttosto che, insomma, mi farebbe veramente piacere venire a visitare i vostri luoghi. Mai dire mai, come si dice. Nel frattempo, come sempre, seguitevi qui, seguitemi su Patreon Simona Solo Radio e scrivetemi a iamacalibuno@libero.it. Con questo vi bacio, vi abbraccio, vi ringrazio come sempre e stay tuned perché ci vediamo presto. Ciao!